amici di Obiettivo News con una nuova puntata di Terra. Torniamo a parlare di enogastronomia, parliamo di vino, perché il nostro Canavese è, come ben risaputo, una zona particolarmente avvezza al vino e ai giovani che si stanno avvicinando alla cultura del vino. E lo facciamo insieme a Gianmarco Viano. Ciao, benvenuto. Ciao, presidente, buongiorno. Dell'Associazione dei Giovani Vinaioli Canavesani. Esattamente, esattamente. Questa associazione quando è nata? Allora, è nata nel 2020, è nata durante un periodo buio, diciamo, della nostra recente storia, quindi durante il Covid, ma anche se vuoi un momento di riflessione, un momento di dove tanti hanno cercato di fare sinergia per poterne uscire fuori. Ed è proprio da questo momento qua che in 12 ragazzi, 12 aziende del territorio, si sono guardate un po' attorno, si sono guardate in faccia tra di loro e hanno deciso di fondare un'associazione solidale innanzitutto, e un'associazione con l'obiettivo veramente di valorizzare al meglio tutto il nostro potenziale della nostra zona vitivinicola, insomma. Quindi siete nati nel 2020 con 12 aziende e siete cresciuti notevolmente nel corso di questi 3 anni. Sì, in questi 3 anni il numero delle aziende è raddoppiato, siamo 24 aziende con circa 52 ettari di superficie vitata tra tutti e circa un centinaio di migliaia di bottiglie di vino prodotte in associazione, insomma. Quindi sono aziende che sono sul territorio, canavese, pugliese? Sì, sono aziende che sono sul territorio e mi fa piacere dirlo che sono veramente agli estremi di tutti i territori possibili canavesani, quindi si parte dalla viticoltura di montagna di Carema, si arriva sulla Serra di Ivrea, si passa per Caluso, si passa in zone dove adesso la viticoltura sta ricominciando a riaffiorare dopo anni e anni, quindi come Salassa, Levone, Bairo, quindi riusciamo a avere veramente un confronto non solo di personalità di ragazzi, ma anche un confronto di varie zone, vari microclimi, vari suoli su cui si lavora assieme. Certo, quindi notevolmente cresciuta anche come numero, abbiamo detto, l'associazione. Per far parte della vostra associazione ovviamente bisogna essere giovani, se ci dai delle indicazioni magari qualcuno che ci segue. Sì, noi abbiamo cercato di seguire un po' i criteri dell'Unione Europea sui fondi e sulle sovvenzioni ai giovani, quindi i nostri requisiti sono l'essere al massimo, avere al massimo 39 anni, avere un'azienda agricola, quindi produrre almeno il 51% del proprio prodotto con il proprio lavoro. Chiaramente accettiamo e siamo super aperti nell'accogliere aziende, diciamo in gergo si dice garagiste, quindi che fanno il vino nel garage, però chiediamo anche una serietà e una visione che da quel garage si possa creare un'azienda in tutto e per tutto. Quindi questi sono un po' i requisiti che richiediamo. Come dicevi tu, i giovani che si stanno in questi anni, in quest'ultimo periodo, di nuovo nuovamente avvicinando quella che è l'agricoltura e anche al settore vitivinicolo. Sì, è un momento, come dicevi te, non solo per la viticoltura, ma su tutto il comparto agricolo, molto positivo per l'avvicinamento dei giovani. C'è una voglia di riscoprire quello che abbiamo in casa, c'è una voglia di essere un pelo più a contatto con la natura. Credo che comunque il nostro passato canavesano legato a stretto con l'industria abbia portato quasi a un momento di non dico di ribellione, ma di voglia di ritornare a quello che era il canavese prima dell'industria, quindi un canavese super agricolo, vocazione viticola enorme, e questo penso sia un fattore. Possiamo parlare anche di un altro fattore che comunque ha cambiato tutti i settori, ma anche l'agricolo, che è appunto l'avvento di internet, l'avvento dei social. Non siamo più il vignaiolo non è più quello che a cui dovevi andare a trovare in paese per qualche bottiglia, ma ormai con i social la tua vigna, il tuo vino può essere visto a Tokyo, New York, e quindi è tutto più facile anche a livello di
commercializzazione, di immagine e di vendita del vino. Certo, il Canavese, come dicevi tu, è una zona comunque molto propensa alla cultura del vino. Quali sono le tipologie di vigneti che si adattano maggiormente alla nostra zona e quali sono quelli che effettivamente sono più il vino che effettivamente è più prodotto? Ma allora, noi abbiamo due grandissime carte in questo momento da giocare. La prima è il Nebbiolo, per un motivo commerciale, perché chiaramente in questo momento tutto il mondo vede l'Italia come un grandissimo paese a vocazione viticola, cui il caposaldo, diciamo, di questa vocazione è il Nebbiolo, che chiaramente grazie alla Langa è riconosciuto in tutto il mondo, ma noi ce l'abbiamo qua da secoli e siamo veramente bravi nel far Nebbiolo. Abbiamo delle aree sia a livello di microclima che di suolo dove il Nebbiolo assume delle caratteristiche specifiche che lo rendono diverso dal Nebbiolo di Langa, ma assolutamente interessante quanto il Nebbiolo delle zone più famose piemontesi. L'altra grandissima carta è il nostro Erbaluce, un vitigno che in passato è stato, vorrei dire una brutta parola, ma disprezzato, ecco, disprezzato e siamo stati noi in effetti a renderlo un prodotto difficile veramente da consumare e da bere. Invece devo dire che adesso con delle nuove visioni a livello di cantina, ma soprattutto, anche e soprattutto grazie al cambiamento climatico, riusciamo a bere dei vini con un'acidità minore, con una piacevolezza maggiore ed è un vino molto moderno perché nel suo DNA ha questa caratteristica di preservare l'acidità e con il cambiamento climatico ci sarà sempre più bisogno di questo tipo di vitigni che nonostante il caldo risultano freschi, bevibili, piacevoli. Sì, quindi diciamo che sono queste due le qualità maggiori. Ma sì, poi abbiamo i nostri vitigni minori, chiaramente. Io ti ho parlato dei due cavalli di Troia, diciamo, da portare in giro per il mondo. Abbiamo i nostri vitigni minori, come la Barbera, la grande varietà di Neretti che abbiamo in Canavese, ce l'abbiamo solamente noi, che non sono da perdere e che sono un'altra carta da giocare, ti ripeto, per l'ennesima volta per il cambiamento climatico, perché sono quei vitigni che sono sopravvissuti nei secoli e se sono sopravvissuti è perché si sono adattati ad ogni stress rispetto ad altri vitigni internazionali che abbiamo cercato di portare in questa zona e poi al primo stress, alla prima gelata primaverile, ai primi caldi, non reggono il confronto con i nostri vitigni autoctoni. Certo, esiste una filiera del vino? Beh sì, si parte dalla terra, quindi da piantare le nostre piccole barbatelle che noi chiamiamo maiole, fino ad arrivare a mettere su un pallet, arriva il trasportatore con questo pallet con scritto Tokyo sopra il pallet, no? Quindi c'è una filiera del vino enorme, con un indotto enorme che parte appunto da chi coltiva, a chi produce le barbatelle, a chi produce il vetro, i tappi, fino ad arrivare a chi commercializza poi i nostri prodotti. C'è chi ha la capacità, il tempo e la voglia, insomma, di prendere porta a porta e so che lo faccia. C'è chi invece si affida a degli importatori piuttosto che dei distributori. E quindi, si pensa a una bottiglia di vino, potrebbe star qua a parlare per una settimana intera sui vari aspetti che lo circondano, insomma. A livello di commercializzazione dei nostri vini canavesani, come esportazione, viene esportato prettamente in Italia o anche all'estero? Ma dipende dalle aziende, ci sono delle aziende che stanno puntando più sul mercato interno, proprio a livello anche locale, quindi canavesano, ci sono aziende che puntano sull'export. Devo dire che l'export è in questo momento una parte importante per ogni azienda che vuole cominciare anche solo a partire.
Come ti ho detto prima, abbiamo questa fortuna dei social che con un click ci portano in tutto il mondo. Devo dire che l'America è chiaramente il maggiore player in questo scacchiere di importatori. Dopodiché il nord Europa, chiaramente con la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, sta andando molto forte. Ci sono i mercati asiatici, in particolare il Giappone, che è molto attento ai nostri vini. Quindi davvero c'è voglia e c'è la possibilità di spaziare su diversi mercati, senza contare che in futuro si apriranno probabilmente altri mercati che adesso sono poco avvezzi al mondo del vino, ma pian piano si creano una propria cultura legata al vino. Sì, quindi si parla tanto di Made in Italy e quindi bisognerebbe ancora rafforzare maggiormente quella che è davvero, più che altro crederci, l'Italia crederci per prima e il Canavese, questa zona, credere per primo alla potenzialità che può avere, che possono avere i nostri prodotti. Sì, sono d'accordissimo. Noi dobbiamo veramente renderci conto, e non lo dico io perché sono di qua o perché faccio questo mestiere, ma lo dicono le guide, lo dicono i giornalisti, lo dicono gli importatori, lo dicono davvero delle persone disinteressate nel farci dei complimenti a caso, no? E dicono che torna di nuovo questo tema del cambiamento climatico. Dicono veramente che grazie al cambiamento climatico tutta la fascia prealpina del Piemonte, ma non solo, sta cominciando a fare dei vini di un'eleganza, di una finezza, di una qualità davvero invidiabili da tutte le zone più prestigiose d'Europa. Quindi dobbiamo crederci, lavorare per fare ogni giorno il meglio, lavorare pensando che siamo in un territorio che fra 15-20 anni potrebbe essere tra i migliori in assoluto per produrre il vino. Sì, quindi le potenzialità ci sono. Ci sono, diciamo che tanti anni che diciamo potenzialità, è una cosa che sento da anni, secondo me. È arrivato il momento Sì, fare il passo. perché quando assaggi certi vini alla cieca, quindi senza sapere se uno è un vino, un Barolo, un Brunello, quando assaggi questi vini qua, anche sugli erbaluce, confrontandoli con i migliori, ti accorgi che tutto sommato le potenzialità ci sono, ma cominciamo a fare anche della roba concreta, insomma. Sì, certo. Tornando al discorso dei giovani. I giovani, un giovane che si avvicina appunto al mondo del vino, dell'agricoltura in generale, secondo te, deve avere una formazione specifica, visto che comunque anche le scuole agrarie stanno riscuotendo comunque di nuovo un grande successo. Questa è una domanda Cioè, troppo. quindi è importante che il giovane inizi già il suo percorso anche a livello scolastico, quindi facendosi una base a livello appunto di Ah, scuola oppure chiedi a una persona che ha fatto l'ITIS, quindi io no? sono Quindi parito non c'entra elettrotecnico. niente. Quindi, allora, la prima cosa principale, secondo me, è la passione, chiaramente. La passione, la curiosità, la voglia di confrontarsi, non è indispensabile in questo momento storico, secondo me, avere delle basi scolastiche, poi dipende un po' dagli obiettivi che ognuno ha, però è importante che nel momento in cui queste basi non si hanno, perché ognuno ha un percorso di vita diverso, Certo. magari ci arriva dopo a capire che il vino può essere la propria strada, è importante dopodiché approfondire. Metterci la passione, andare in giro. Noi adesso ogni anno come associazione facciamo tutti gli anni almeno una gita sociale dove andiamo in Toscana, siamo andati in Borgogna, adesso andremo in Val d'Abbiadene, perché dobbiamo veramente confrontarci con i migliori, fare tante domande e cercare di portarci a casa il più possibile per aumentare la nostra conoscenza e la nostra abilità nel produrre vino. Dopodiché, per tornare alla tua domanda, un requisito di base è la passione. Cioè, forse adesso c'è fin troppo il concetto che
Boh, ho un po' di vigna, faccio un po' di vino, mi porto a casa due soldini a fine anno e va bene, però quello non è la base per fare dei vini grandi, no? Per fare dei vini grandi bisogna avere una passione, bisogna avere la curiosità, andare in giro, come ti ho detto, ti ho ripetuto prima, insomma. Quindi ovviamente la passione è quello che deve, come tutte le cose, deve caratterizzare, che caratterizza anche questo mondo. È importante comunque, ne usufruite comunque, penso anche voi, di qualità di persone che sono professionali, quindi professioniste del settore, come ad esempio gli agrotecnici piuttosto che degli enologi. Sì, ecco, come il discorso che ho fatto prima, ecco, non volevo escludere il bisogno e la grande risorsa che sono per noi queste figure professionali. Noi all'interno dei ragazzi ci sono delle persone che sono laureate, anche con delle magistrali, quindi che chiaramente sono i primi a cui parte la telefonata quando c'è qualcosa che non va, quindi è assolutamente importante che comunque la parte scientifica non abbandoni quella un po' più edonistica del nostro lavoro. Oltre ai ragazzi interni che hanno delle proprie aziende che hanno studiato per questo, facciamo dei seminari, facciamo degli incontri con agronomi, dei mini corsi, enologi, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa che noi assolutamente seguiamo. Un'altra cosa, per esempio, che a volte sfugge all'occhio meno esperto, tutta la parte burocratica. Quindi tutta la parte di etichettatura, piuttosto di tenuta dei fascicoli aziendali, è un'altra cosa che noi siamo... è indispensabile che vengano... che vengono delle collaborazioni con dei professionisti, insomma. Certo, si è appena chiusa la vendemmia 2023, com'è andata? Ah, è divertente come domanda, no, nel senso che ogni anno... Cambia. Ogni anno cambia, ogni anno è una sfida, più si va avanti più ci sono sfide, vedete ben voi, senza essere nel mondo del vino basta accendere la televisione e guardare il telegiornale, cosa capita in giro. Quindi la grandine, quindi l'umidità... patogeni, quindi l'insettino che arriva dal Giappone, chissà come ci è arrivato, ma a parte queste sfide, ed è grazie agli agronomi e agli enologi che riusciamo a sconfiggerle, comunque riusciamo a combatterle in qualche modo, devo dire che la 2023 è stata un'annata densa di preoccupazioni, ma che alla fine ha portato dei vini molto buoni. Ecco, sull'erbaluce avremo dei vini con un alcol leggermente contenuto rispetto al solito, perché la pianta è andata in stress idrico verso luglio, insomma, verso l'estate. Sì, quando pioveva. Esatto, in quel momento di siccità e non ha lavorato più, è rimasta un po' più indietro, ma penso che il problema sarà solamente un problema, che poi non è un problema, sì, perché no, è un vantaggio. Una caratteristica diversa. Esatto, una caratteristica diversa. Invece sui rossi secondo me sarà un'annata fantastica. Io personalmente ho del vigna carema e devo dire che a livello di dati che sono venuti fuori dalle uve pigiate è una delle annate migliori. Poi vedremo se con l'affinamento, se certo, il vino dovrà farsi, vedremo se svilupperà anche i profumi necessari perché possa veramente essere una delle annate più importanti degli ultimi anni, insomma. Quindi ci sono delle buone speranze. Sì, molto buone. Devo dire che quando lo racconto a persone che non sono di qua ci rimangono tutte male, perché quest'anno è stato un flagello ovunque. Esatto. Però questo angolino di paradiso del Piemonte... Però ora tutto è andato abbastanza bene. Sì, perché bene. Andando già verso la zona di Chieri, giù di là, ha fatto anche delle grandinate importanti. Sì, Monferrato, ma anche Alto Piemonte, quindi Lessona, Gattinara, per non parlare poi del centro Italia, dove l'azienda hanno perso il 70-80% del raccolto. Quindi devo dire che sono stati molto fortunati quest'anno, insomma, per varie vicissitudini. Certo. La vostra attività è un'attività che non si ferma mai. Avete la vendemmia appena finita, quali sono i lavori che partiranno a breve? Nella cultura della vita, ovviamente. Sì, esatto. Un lavoro in continua evoluzione. Ah, è una bella domanda, perché l'altra volta pensavo, no? Arrivi alla vendemmia e ricominci tutto da capo. Dici, ah, sono fuori dal tunnel, poi esci da quel tunnel lì e ne parte un altro, certo. No? Quindi adesso chiaramente in cantina ci saranno sui rossi le svinature, quindi si torchiano le bucce e si comincia a mettere il vino nelle botti.
chi in acciaio, chi in legno, secondo gli affinamenti. In campo invece si possono, per le zone necessarie, si possono fare delle concimazioni autunnali. E chiaramente poi passi un mese a novembre, siamo già a dicembre, certo, quindi cominciano le potature, e comincia tutto il ciclo di potatura, legatura, fino ad arrivare poi ai trattamenti, l'erba da tagliare, insomma, come dici te, i momenti insomma, dove si sta rilassati sono pochi. In agricoltura, diciamo, è una continua preparazione. Del terreno, della raccolta, della concimazione. Sì. Esatto. A livelli di costi, visto che in agricoltura è aumentato tutto, come dappertutto, però nel senso il costo dell'attività. Ma allora, sicuramente ci sono delle spese che sono aumentate, soprattutto dopo la guerra Russia-Ucraina, quindi tutti gli aumenti sul gas, i concimi chiaramente sono arrivati da prezzi alle stelle, sulle materie del packaging i vetri sono raddoppiati, perché comunque sono delle materie molto energivore da produrre, quindi il vetro sicuramente è aumentato particolarmente. Tappi, cartoni, qualcosina in più, però veramente sul vetro quest'anno abbiamo subito dei grossi rincari. Ecco. Sì, quindi poi ovviamente il prodotto finito ovviamente subisce un aumento. Il prodotto finito penso che in media avrà almeno un 20% in più sul consumatore finale, perché poi alla fine purtroppo tutte queste cose qua sono ribaltate sui consumatori finali, su noi che andiamo al ristorante a comprare la bottiglia. E che purtroppo poi chi se ne intende poco, comunque chi magari non fa così attenzione, compra del vino a dei costi minori, che però poi ha effettivamente una qualità scarsa, una qualità diversa rispetto al vino buono. Sì. I costi ci sono, soprattutto tante aree del Canavese non sono ancora... sono ancora molto parcellizzate, sono ancora poco accessibili con mezzi molto grossi, quindi per tornare all'esempio della Langa, dove con un trattore ti metti sul trattore e in una giornata fai x ettari, qua chiaramente è tutto molto più complesso, le ore di lavoro sono enormemente di più. Anche magari dei terreni che non sono propriamente in piano. Esatto. E quindi dietro una bottiglia c'è tanto lavoro, e a volte ogni centesimo su quella bottiglia è sudato. Quindi, insomma, se vogliamo bere vino artigianale e non... se vogliamo bere il vino di un artigiano e non il vino dell'IKEA, bisognerà pagare qualcosina di più quel vino. Certo. Noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, facciamo un in bocca al lupo sia per l'associazione che per il futuro del vino del nostro territorio, per voi giovani che vi impegnate in questa attività, che non è un, come dici tu, un lavoro comunque duro, e che i giovani d'oggi, diciamo, che quando c'è da lavorare, sono contenta di sapere che invece ci sono tanti che... Perché comunque l'agricoltura è sacrificio. Due dati, se ti va. Sì, certo. Innanzitutto l'impegno delle ragazze nella viticoltura. Noi abbiamo alcune aziende, mi fa piacere che non sia più e non sia solo un mondo legato al maschio che va in vigna. No, le donne nell'agricoltura ci sono sempre state. Esatto, e sono in crescita, sono ragazze veramente che si stanno sbattendo e stanno facendo degli investimenti notevoli, ci credono, questo a me fa piacere, certo, a prescindere. E l'altra cosa, un'associazione in crescita, abbiamo entro fine dicembre ci sarà l'assemblea dei soci, ci saranno 4 nuove entrate probabilmente. Noi invitiamo tutti i ragazzi che hanno anche la vignetta del nonno, fino a quelli che sono un po' più strutturati, a venire a conoscerci. Cerchiamo di essere molto inclusivi. Chi non ha le possibilità per partire, lo accogliamo nelle nostre cantine, gli facciamo i conti lavori, li mettiamo a disposizione nei nostri macchinari. Quindi anche quelli che magari hanno un po' più di timore, ma come faccio? Però mi serve questo, quest'altro. È solidale, è un mondo solidale. Cerchiamo di aiutarci il più possibile a vicenda in tutti gli aspetti, quindi
insomma, noi abbiamo un sito, andate sul sito, scriveteci, o trovate il numero di qualcuno dei ragazzi e facciamo due parole. Fatevi avanti. Esatto. Grazie, grazie mille. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana.